Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastro Drums. Nel video di oggi voglio rispondere a una domanda che mi fate molto spesso, e cioè: ho una batteria elettronica, come faccio a sentirla senza dovermi mettere tutte le volte le cuffie? Quindi la risposta è amplificatori per batteria elettronica. Capiamo nel video di oggi se vanno bene qualsiasi spia, tipo quelle che si usano per i concerti, o qualsiasi cassa di qualsiasi tipo, o se è meglio utilizzare degli amplificatori per batteria appositi. Quindi facciamo così, mando la sigla, mi raccomando iscrivetevi al canale perché ci mettete un attimo e per me è super importante, cliccate su iscriviti e poi appunto vi dico due cose, vi faccio vedere il primo amplificatore e poi partiamo a suonare. Non avendo una batteria in casa che andasse bene per questa tipologia di video, perché volevo una batteria che suonasse bene, ho chiesto a strumentimusicali.net di mandarmi questa TD17 di Roland, che appunto è una batteria che costicchia, ma senza esagerare in realtà per il suono che ha, e appunto funziona veramente molto 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 bene. E in più gli ho chiesto di mandarmi gli amplificatori per batteria. Quindi il primo amplificatore che ho chiesto è questo amplificatore Nux DA30BT, che non so assolutamente cosa voglia dire, ma sto tenendo la scatola in modo così semplice perché, come potete vedere, l'amplificatore Nux è già Nuex, in realtà è già montato è già pronto in pratica. Quindi direi assolutamente di partire. Grazie intanto strumentimusicali.net per avermi dato la possibilità anche questa volta di realizzare il video che volevo. Spero sia utile, scrivetemi nei commenti mi raccomando se questo video è utile, soprattutto se vi piace questa tipologia di video, e andiamo alla batteria e proviamo subito questo primo amplificatore. Ok, eccoci qua alla batteria, ecco qua il nostro Nuex DA30BT acceso. Abbiamo due input dove ho inserito L e R della mia batteria. In realtà qui sotto in descrizione poi vi darò anche un cavo per uscire con due cavi dalla batteria e un cavo solo nell'input, tanto l'input è comunque stereo. C'è la possibilità del Bluetooth. Facciamo così, metto tutto a zero queste cose qua, a parte gli input che mi servono per farvela sentire, suoniamo la batteria e capiamo qual è il suono. Vi dico che qui sopra di me c'è un microfono che punta direttamente alla cassa. In questo modo ovviamente sentirete anche il tac tac di me che suono sui vari pezzi, sui vari pad della batteria, ma almeno avete la possibilità di avere un ascolto vero, come se foste proprio alla batteria. Non sarà la stessa cosa di essere qua, è impossibile riuscire a farvi mettere qui al mio posto, ma secondo me in questo modo qua è il modo migliore per riuscire a capire bene qual è il suono che esce da questi amplificatori. Il suono non mi sembra per niente male. Allora, quando siamo zitti zitti e siamo a un volume abbastanza elevato, si sente un po' sotto. Non dà fastidio, in realtà, parlando già solo non si sente, però ve lo dico giusto così. Il suono non mi sembra male, sinceramente. Qui abbiamo la possibilità di aumentare le basse o treble, come si dice, che sarebbero le alte, nel momento in cui vado ad aumentare un po' le basse. Ok, troppe basse, non riesce a tenerle per quanto riguarda questo kit. Proviamo le acute.
Ok, quindi abbiamo la possibilità di equalizzare, diciamo tra virgolette, la batteria aumentando o diminuendo le acute e le frequenze alte e aumentando e diminuendo le frequenze basse. Proviamolo ancora con un altro kit, usiamo due kit oggi, quindi elettro, così almeno abbiamo un suono normale e un suono elettronico. Ok, non è male, volendo appunto si può poi andare a spippolare un po' con basse e acute come si vuole, pochi controlli, molto semplice, c'è la possibilità qui anche di un aux in, quindi che ne so, avete il vostro cellulare, volete inserire una canzone direttamente, entrate lì e ve lo fa uscire diretto. Questi due input vi permettono, a parte nel mio caso che appunto ho dovuto utilizzare due cavi per destra e sinistra, ma avete la possibilità magari di far entrare anche un altro strumento, se avete un basso magari, così suonate insieme e avete un amplificatore unico. Non male, soprattutto per il prezzo, perché è il più economico. Adesso andiamo a vedere il secondo, quindi quello a metà tra il più costoso e il più economico. Andiamo in casa Roland, questo non è ancora montato la batteria, infatti faccio abbastanza fatica a prenderlo. Questo come fascia di prezzo è la fascia media che proverò oggi, questo è il Roland PM100, andiamo ad aprirlo e vediamo come si comporta. Molto bene, passiamo adesso quindi a questo Roland PM100. Allora, c'è da dire che anche solo alla vista è sicuramente molto più potente come tenuta e molto più professionale anche, devo dire. Ha la maniglia, questa maniglia qua, che vi permette di portarlo più agevolmente. Ha un pochetto di cose carine come fattura, eccetera. Qui abbiamo sub e tweeter, quindi uno per quanto riguarda le basse, l'altro per quanto riguarda le acute. E abbiamo un ingresso V-drum e un ingresso line, quindi ad esempio se siete con il gruppo potete fare entrare la batteria all'interno dell'entrata V-drum e magari tutti gli altri strumenti come spia nell'entrata line. Per il resto molto simile, due input, due volumi di input e equalizzazione. Cominciamo a suonare e vediamo come si comporta. Ok, allora il suono mi sembra più corposo, sinceramente, rispetto al Nuex di prima. Abbiamo l'equalizzazione che in realtà non è proprio uguale a prima, perché prima avevamo l'equalizzazione a zero e poi potevamo aumentare le basse o le alte frequenze. Qui invece abbiamo l'equalizzazione a metà, quindi abbiamo la possibilità sia di aumentare le basse e le frequenze alte, sia di diminuirle. Infatti se suono la cassa e vado a diminuire le frequenze basse, o se vado ad aumentarle come ho fatto, sentite proprio tanto la differenza. Stessa cosa con le acute, proviamolo sul rullante. Devo dire che per quanto mi riguarda non sento una grande esigenza di aumentare o diminuire le basse e le alte. Sinceramente il suono che esce da questa batteria a me piace molto. Mi piace di più sicuramente rispetto alla Nuex, ovviamente il prezzo è un po' più alto e qui questo è l'amplificatore di medio prezzo. Ottimo amplificatore, proviamo anche con l'altro kit, elettro.
Sicuramente questo è un ottimo amplificatore. Vediamo se l'ultimo che vi faccio sentire lo batte. Infine! Ah, questo è bello pesante, devo dire. Quindi, beh, il più pesante di tutti di sicuro. Sempre in casa Roland, quello più costoso di tutti, vediamo se ci fa dire wow, è il PM200. Quello di prima era il PM100, questo è il PM200. Quindi apriamolo, perché così non riesco a capire le differenze. Apriamolo, montiamolo e vediamo anche questo come si comporta. Eccolo qua, questo è il Roland PM200, molto più grande. Devo dire che il sub e il tweeter sono decisamente più grandi. Parliamo comunque di una potenza di 64 watt, quindi quasi il doppio di quello prima. Molta più potenza e alcune cosette in più, devo dire. Ve lo faccio sentire e poi vi spiego alcune cose. Beh, raga, questo è un ottimo, è veramente è il migliore, sicuramente. Costa di più, ovviamente, però sicuramente è un'altra storia. Molto simile all'altro, sempre due input, due volumi e due equalizzazioni, alto, basso, che possono andare giù e su. Dietro, in realtà, c'è anche la possibilità del direct out. Quindi, prima cosa, c'è la possibilità di decidere se la batteria sceglierla in mono o in stereo. E cioè se mandarla in mono in stereo, e poi proprio due Canon che escono, e quindi voi dalla vostra centralina potete andare all'amplificatore e dall'amplificatore magari mandare la batteria al fonico, ad esempio al mixer. Quindi anche qua ovviamente la figata è che voi potete mandarvi la batteria, se siete live ad esempio o alle prove, la batteria direttamente nell'amplificatore, e poi tramite l'ingresso line prendere magari la spia, quindi andare a sentire tutti gli altri strumenti. Sicuramente costicchia, ma ne vale la pena nel caso in cui abbiate una batteria elettronica, dobbiate sentire veramente il suono della batteria e portarla live alle prove, eccetera. Vi faccio ascoltare ancora il numero 12, Electro, facciamoci un giro e via. Perché a questa velocità? Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, soprattutto vi sia servito e magari abbia risposto un po' ad alcune domande, alcuni dubbi che avevate. Fatemi sapere se è stato così qui sotto nei commenti. Allora, devo dire che differenza ce n'è veramente tanta, tirando un po' le somme. Diciamo che sono tre amplificatori, secondo me, che comunque funzionano bene, fanno il loro. Le differenze ci sono sia per quanto riguarda il prezzo, ovviamente, ma sia anche qualitativamente. Se siete degli studiatori seriali e volete un amplificatore per casa, semplicemente per sentirvi, eccetera, senza avere grosse pretese e senza voler destinare un budget agli amplificatori così elevato, secondo me il Nuex comunque fa il suo. Riporta abbastanza bene i suoni della batteria. Per quanto riguarda l'equalizzazione non mi fa impazzire, sinceramente, però alla fine fa il suo, quindi va bene, e il suono della batteria lo sentite bene, è anche abbastanza alto. Se invece non avete bisogno di un volume assurdo e volete sentire magari un pochettino meglio la batteria, allora vi consiglio il Roland PM
PM, sì, PM100, perché appunto avete un po' di possibilità in più. Soprattutto lo consiglio sia per chi studia, ma anche magari per chi utilizza la batteria elettronica e vuole usare l'amplificatore live, perché vi dà un po' di possibilità in più e soprattutto vi dà anche un suono migliore, poi con la presenza di sub più tweeter. Assolutamente consigliato. Invece, se siete professionisti, dovete utilizzare la batteria elettronica in contesti live, in prove, eccetera, e volete un suono figo, un suono potente e in più anche la possibilità di mandare il vostro suono direttamente dall'amplificatore a un fonico, alle casse, che ne so, allora vi consiglio assolutamente il Roland PM200. Perché è più grande, avete più volume, avete un suono ancora migliore e quindi ve lo consiglio assolutamente. Ma sinceramente non ve lo consiglio se volete ascoltare la batteria elettronica a casa mentre studiate, eccetera. Perché secondo me sono tanti soldi effettivamente e alla fine vi serve fino a un certo punto. Quindi se volete il suono della batteria figo e avete un po' più di budget, Roland PM100. Se volete tenere un budget minore, Roland, no, Nuex, non mi ricordo, DB qualcosa, comunque il Nuex. Se invece volete qualcosa di veramente professionale, Roland PM200. Con questo, ragazzi, io finisco qua il video. Voglio ringraziare tantissimo strumentimusicali.net per avermi mandato tutto, perché come avrei fatto senza strumentimusicali.net a farvi vedere tutta questa cosa? Fatemi sapere se volete vedere anche qualcosa in più su questa Roland batteria elettronica, la TD17. E basta, mi raccomando, iscrivetevi al canale, andate sul mio sito Gastium Drums, dove ci sono tutti i miei corsi, eccetera. Grazie mille ancora a strumentimusicali.net e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.